Allora, l'altra lezione abbiamo fatto una carrellata abbastanza, diciamo, approfondita della prima parte dell'automazione industriale, vero? Abbiamo detto che l'automazione industriale è fatta da tre capoversi su cui noi cercheremo di sviluppare le competenze, che sono la gestione dei segnali, va bene? Segnali che hanno, diciamo, il compito di comunicare, vero? Sia questo elettrico, sia questo di pressione, un segnale ha il compito di comunicare tra apparati. Va bene? Sì, va bene, insomma. Va bene, quindi hanno il compito di comunicare tra apparati. Va bene? Abbiamo visto che i segnali possono essere di una natura, pneumatici ed elettrici. Abbiamo visto la differenza fra i pneumatici e gli elettrici. Abbiamo visto poi che i segnali elettrici possono essere di ingresso o di uscita. E abbiamo visto che questi possono essere analogici o digitali. Va bene? Questo è un po' quello abbiamo visto l'altra volta, va bene? Oggi facciamo il salto di qualità e andiamo a gestire il secondo elemento che caratterizza l'automazione industriale, che è appunto i sensori trasduttori. Se volessimo trovare un parallelo, no? Tra il robot e l'uomo, secondo voi il robot di che cosa ha bisogno per poter interagire con la realtà che lo circonda e poter muoversi opportunamente rispetto alle esigenze? Ma perché? Cioè, volendolo paragonare all'uomo, no? Il sensore quale apparato dell'uomo sostituisce? Perfetto. Gli occhi e i tatti, più che altro la percezione della distanza, della posizione, vero? Quindi la vista, volendo anche l'udito, volendo anche cioè l'individuazione della posizione, perché chiaramente un robot, per svolgere un compito, deve correttamente individuare dove si trova, deve individuare nell'ambiente alcune grandezze fisiche, come per esempio la temperatura, la posizione, la pressione. Chiaro? Sono delle l'umidità, sono tutta una serie di fattori che ovviamente devono essere rilevati e comunicati in qualche modo alla macchina, che poi al microcontrollore, che poi opportunamente programmato, fa tesoro di questa informazione per fare poi l'azione, che è quella che vedremo più avanti, attraverso gli attuatori. Va bene? Gli attuatori possono essere elettrici, pneumatici, a combustione, cioè dove si produce energia. Va bene? E quindi si crea il movimento, perché poi attraverso l'energia meccanica si ottiene un movimento e quello permette spesso di fare un'attività lavorativa. Bene, fatto questa doverosa premessa, il sensore e il trasduttore che cosa fanno di fatto? Come fanno a svolgere questo compito di rilevazione della realtà? Cosa fanno sia a livello d'hardware e poi vedremo dopo a livello di software, a livello anche, diciamo, come leggerlo, va bene? Cosa fanno questi sensori? O meglio, la leggono, più che leggerla, la percepisco, ma più che leggerla, la rilevano, o meglio, la trasformano in un segnale elettrico, vero? Quindi un sensore non fa altro che trasformare una grandezza fisica in una grandezza elettrica, che poi è quella che attraverso la gestione dei segnali viene trasmessa opportunamente a seconda dell'apparato, ma spesso e volentieri un sensore è collegato in ingresso a un microcontrollore, vero? Cioè colui il quale porta il segnale. Questo segnale, secondo voi, sarà un segnale in bassa tensione o in alta tensione? In bassa, perché sono segnali di potenza o segnali di comando?
di comando. Quindi, siccome sono segnali di comando, perché secondo voi si gestiscono in bassa tensione? Perché così impattano meno sulla sicurezza, vero? Perché un segnale in alta tensione è comunque un segnale che, se per qualche motivo viene a contatto con l'uomo, genera danni rilevanti, mentre un segnale in bassa tensione solitamente non è pericoloso. Va bene? Questo diciamo come scelte progettuali. Quindi il sensore ha questo compito molto importante di convertire un segnale fisico in un segnale elettrico, o potrebbe essere anche un segnale cromatico, ma prevalentemente elettrico. Bene, dopo aver fatto questa disamina, vediamo ora la differenza che ci può essere tra un sensore e un trasduttore. Qual è? Come mai questa doppia dicitura? Perché è un sinonimo, o sono proprio due componenti d'hardware? Sono due componenti d'hardware diversi, il sensore e il trasduttore. È lo stesso componente o sono componenti diversi? Eh? È l'opposto. Cioè, il sensore è il sottinsieme di trasduttore. Chiaro? Cioè, il sensore è colui che sente. Il trasduttore è colui il quale, attraverso ciò che ha sentito il sensore, trasduce questo sensore in un segnale elettrico, vero? Facciamo un esempio banale. Perché molte volte il segnale del sensore deve essere trasdotto? Cioè, perché il segnale puro che esce, per esempio, da un resistore non può essere utilizzato, ma deve essere trasdotto? Quale può essere, secondo voi, l'esigenza per cui io prendo un segnale elettrico e direttamente mi metto un sensore? Sapete come funziona il resistore? Sapete meglio di me, vero? Un resistore praticamente ha un circuito elettrico con la resistenza c'è in tutti i circuiti, c'è un generatore di corrente, funziona un po' come funziona il test, va bene? Su questo poi c'è una resistenza variabile, va bene, che viene, diciamo, collegata a un voltmetro. Chiaro? Muovendo questa resistenza è montata, diciamo, su un pattino che si muove. Muovendo questa resistenza, cambia la resistenza in questo circuito secondario. Secondo la legge di Ohm, V uguale I per R, si va a misurare la variazione di tensione. Chiaro? Misurando la variazione di tensione si misura la resistenza. Si mette poi la resistenza in relazione con la seconda legge di Ohm, con il ρ, che è la resistività, che è L fratto A, e quindi in base a R si ricava il ρ, che è la resistività di un materiale, è in relazione, per esempio, alla temperatura, e ci si misura la temperatura. Oppure si mette in relazione a uno spazio percorso, quindi a una posizione. Chiaro? Questo è un po' il principio fisico con cui lavora, diciamo, i resistori, o meglio, i sensori a resistenza. Ci sono poi sensori capacitivi che invece di misurare la resistenza, misurano la capacità di un condensatore sfruttando la distanza fra le lame di un condensatore. Quindi una è fissa, una è variabile, misurando anche qui in un circuito la variazione di capacità di condensatore, si misura la tensione, attraverso quella si ricava la capacità e quindi lo spostamento con cui la lamina si è spostata. Va bene? Questo soprattutto per quelli di posizione, che prevalentemente sono capacitivi. Chiaro? Allora, io rilevo il segnale, va bene? C'ho un voltmetro. Perché questo segnale che lo strumento mi dà non lo utilizzo direttamente e lo trasmetto, ma devo necessariamente trasdurlo? Quale può essere un'esigenza di trasduzione? La prima esigenza di trasduzione che vi dovrebbe venire in mente è la trasmissione del segnale. Secondo voi, trasmettere un segnale è così facile o può, diciamo, generare nella trasmissione alcuni problemi? Cioè, se io prendo un segnale dalla posizione in cui mi trovo e lo trasmetto
a dov'è poi la macchina che riceve il segnale, quindi il microcontrollore, perché comunque i sensori sono ubicati ovviamente in layout diverso, no? Secondo voi nella trasmissione può nascere dei problemi o no? Ne nasce due in modo prevalente. Il primo problema è quello del rumore, il secondo problema è quello della perdita di valore, di proprio di segnale, perché la resistenza del filo a parità di tensione piano piano diminuisce appunto la tensione che io non riesco a percepirla. È talmente basso il segnale che non riesco a trasmetterlo. Allora, se lo voglio mantenere analogico come è, ci metto un amplificatore, amplifico il segnale e lo trasferisco. Chiaramente, quando amplifico un segnale, cosa succede? Si amplifica il segnale, ma si amplifica anche il rumore. Quindi si sporca il segnale. Chiaro? Di contro, qualcuno potrebbe dire, bene, io conosco la frequenza caratteristica di un segnale, la filtro e trasmetto il segnale più pulito. Anche filtri di per sé, ve l'hanno fatti i filtri, un po', i filtri di frequenza, no? Anche filtri, poi li farete, anche filtri creano questo, no? Cioè se io ho un filtro, che molte volte può essere anche un diodo, se io ho un segnale, tipo, voi avete una frequenza lunga, una frequenza più corta, è una frequenza fittissima. Il filtro che fa? Il filtro fa passare l'onda media e taglia via le frequenze alte e basse. Chiaro, per esempio, oppure filtrato, taglia le frequenze. E quindi taglia il rumore. Però qual è il problema? Taglia anche il segnale buono. Cioè se fa conto questo segnale, c'è una certa intensità, quando esce lo stesso segnale, mantiene la frequenza. Scusate un attimo. Quindi filtra sì i segnali, però comunque sporca anche il segnale buono, leva un po' di valore, chiaro? Quindi inganna la lettura. A prescindere da tutto questo, noi abbiamo il traduttore fatto da il sensore più una serie di apparati che trattano il segnale per trasferirlo e avere il trasferimento nella maniera migliore. Chiaro? Per esempio Arduino. Arduino come lo riceve il segnale? Analogico o digitale? O meglio, come lo elabora il segnale? Digitale. Quindi, se anche io gli mando un segnale analogico, Arduino se lo trasforma in segnale, lo divide in tanti pacchetti, chiaro, e vi restituisce un numero. Per esempio, Arduino lavora sui 5 volts, sono 5000 millivolts, lo taglia in base a 1024 intervalli, perché Arduino lavora 2 alla decima bit, lo divide in 1024 intervalli e vi restituisce ogni intervallo 488 millivolts. Quindi, quando ho acquisito Arduino un segnale 1 volts, lui che fa? Fa 1 1000 diviso 488 e vi restituisce il numero di questa divisione. Siete voi, se volete sapere il reale segnale entra, scusa? E quindi, se volete sapere il reale segnale entra, sarà il numero per 488. Chiaro? Tutto questo può avvenire anche a monte, cioè io posso avere un convertitore analogico digitale a monte, oppure lo posso avere anche a valle, però tutta la catena di misura fatta dal sensore e tutti gli apparati che trattano il segnale e che lo mettono a disposizione dell'ingresso del mio controllore si chiama appunto catena trasduttometrica. Chiaro? Quindi il sensore è una parte, un sottoinsieme di questo mondo. Chiaro? Ora, con Tinkerhard purtroppo non si può fare, però io, diciamo, se c'era l'Arduino fisico, facevo sempre le due prove. Facevo la prova con il semplice sensore, dove, diciamo, noi utenti dovevamo costruirci all'interno del nostro programma la logica che trasformava il segnale in ingresso con il valore temperatura letto, conoscendo le caratteristiche del sensore, chiaro? E poi facevo lo stesso esperimento di lettura della temperatura direttamente a un trasduttore DHT11 che non mi poneva nessun problema, leggeva direttamente il valore temperatura in uscita da un piedino. Cioè io leggevo direttamente dal piedino il numero di temperatura. Quindi già lui faceva la trasduzione di tutto, quindi faceva quella era la correlazione dei dati e mi dava direttamente il valore temperatura, non creandomi tutto il problema di rielaborazione. Chiaro? Noi potremo ora faremo oggi degli esperimenti di temperatura per
però in cui siamo costretti a conoscere il tipo di sensore, il tipo di campionamento e il tipo di correlazione tra il segnale eletto e il valore di temperatura. Perché Tinkered non prevede la presenza del DHT11, che è il trasduttore di temperatura, che invece se avete il kit dell'Eneco a casa, potete benissimo provare il DHT11. Quando avete studiato la libreria, sapete cosa sono le librerie dentro Arduino? Sono le subroutine, vero? Che elaborano come dei microprogrammi, elaborano il programma, voi la chiamate nel programma. Hanno? Sì, però è come se fosse un sottoprogramma e te richiami all'interno dell'esecuzione e loro cosa fanno? Tutti i sottoprogrammi richiedono le variabili all'ingresso del programma e in uscita ti danno la variabile in uscita e te vai a leggere direttamente quello che ti serve. Quindi dentro tutte le volte lui ti esegue un programma e ti dà in uscita il risultato di una variabile, in questo caso specifico la temperatura e l'umidità. Tutto chiaro? Bene. Scusati, ma sono. Ok, tutto chiaro? Bene, quindi ora noi andremo a vedere, per esempio, come leggere una temperatura. Certamente ora faremo questi primi esperimenti e faremo quando abbiamo. Perché. Quindi andiamo a vedere, per esempio, come si può leggere una temperatura. Chiaramente, quando io ho letto la temperatura, so la temperatura. Il vantaggio qual è? Con la temperatura posso fare che voglio. Nello specifico andremo a leggere una accendere una luce quando la temperatura supera un valore di soglia. L'accensione della luce ci dimostra il controllo pieno del segnale. Invece accendere una luce un domani controllo un servo relè, che collegato a un relè di potenza, il servo relè si attiva, chiude il circuito di potenza e fa passare la corrente che mi va, per esempio, a una macchina utensile o a un macchinario o a un motore o a un adattatore, ritorna, oppure per esempio a un condizionatore. Quindi ogni condizionatore avrà una porta d'ingresso su cui entra il consenso, quando arriva il consenso parte. Quindi controlla la temperatura, sopra 20 gradi, può partire il condizionatore. Chiaro? Ci siamo? Bene, allora entriamo in Tinkercad a tale scopo. Andiamo, importiamo il nostro Arduino, importiamo il sensore di temperatura che è TMP46, mettete tutti se no non ve lo trova. Allora, il sensore di temperatura secondo voi è un lettore analogico o digitale? Come la leggerà il segnale? Cioè come lo farà in uscita? Analogico o digitale il segnale? Analogico, va bene? TMP46 o TMP. Allora, questo qui come si collega? Alimentazione, GND e segnale in uscita. Segnale in uscita, come si è detto, è un segnale analogico, cioè io lo alimento in corrente, lui in uscita mi dà il segnale di tensione variabile in base al tipo di resistenza che lui ha. Va bene? Ah, prima di entrare in merito a questa programmazione, questo serve nella fase di progettazione, non nella fase esecutiva, no? Quali sono le tre proprietà di un sensore che mi fa scegliere il sensore in termini di progettazione? Quali sono le tre proprietà che io progettista devo saper cogliere in un sensore?
La portata, la sensibilità. sensibilità e la linearità. La portata è il massimo valore di lettura o il minimo valore di lettura che lo strumento riesce a leggere. E questo è importante perché in base alle mie esigenze devo saper scegliere il sensore giusto che legge l'intervallo di temperatura corretta. Se voglio misurare la temperatura ambiente, bisogna prendere un sensore meno 20 più 40, meno 20 più 50, un pigli un sensore meno 20 più 300. Chiaro, se voglio leggere una fonderia, ho bisogno di un sensore che legge temperature molto più alte. Chiaramente molte volte se aumento il campo di lettura, che cosa vado a impattare? Su due cose fondamentali. Se prendo un sensore che ha un ampio spettro di lettura, quali sono i due elementi su cui vado a impattare a livello di scelta progettuale? La linearità sicuramente, che è la terza, poi un'altra due, il costo, chiaro, e soprattutto la precisione con cui voglio leggere. Cioè se voglio leggere il centesimo di grado e il decimo di grado, devo rinunciare alla gamma di lettura. Impossibile leggere con una buona sensibilità un intervallo di temperatura molto ampio. Chiaro? La sensibilità sapete cos'è, vero? È la minima, differenza che riesco a misurare. Ok? Quindi se io voglio, se ho uno strumento che ha 0,5 gradi come sensibilità, io la temperatura 37,1 non la misuro. O misuro 37, o misuro 37,5, o misuro 38. 37,1 se mi serve di distinguere da 37,2, con questo tipo di strumento non la distingo. Chiaro? Quindi anche a livello progettuale questo ha una conseguenza. Devo sapere bene cosa voglio misurare. Chiaro? Una volta io conosco la curva del mio sensore, posso benissimo. Sapete voi cosa facciamo quando conosciamo il sensore? Conosciamo questa curva di linearità, va bene? Perché spesso cosa facciamo? Noi abbiamo una risposta della grandezza fisica rispetto al segnale elettrico, va bene? Quando questa risposta non è lineare, ma è già una parabolica, quadratica o addirittura cubica, cosa facciamo? Noi andiamo a tagliare il sensore e andiamo a prendere il tratto di linearità che meglio approssima e la differenza fra il valore letto e il valore misurato è il famoso scarto medio quadratico, che è l'errore commesso. Tant'è vero che io quando do uno strumento a una persona e gli dichiaro l'errore che può commettere, è proprio l'errore di linearità. Chiaramente più grosso è questo errore, meno preciso è lo strumento e meno utile. Quindi l'obiettivo è di avere una linearità con uno scarto quadratico medio il più piccolo possibile. Vuol dire l'errore commesso è minore, va bene? Ci siamo? Fatto questo, io ho una retta. Quando ho una retta è banale, no? Perché quando io ho conosciuto l'angolo questo qui, che sarebbe la tangente di alfa, ho detto il K, cosa faccio? Se io conosco la X, posso benissimo derivare la Y. Chiaro? Quindi io conosco il segnale elettrico. La grandezza fisica, voglio misurare, ad esempio, la temperatura sarà IK per la X che ho letto. Molte volte queste curve di linearità non partono da zero, ma partono da un certo valore, ritorna. Quindi avrò più il termine noto che caratterizza la retta. Ritorna. Tutto chiaro? Quindi, quando io prendo uno strumento, la cosa più importante da conoscere è proprio la retta o la curva che mi mette in relazione il segnale elettrico letto con la grandezza fisica che voglio misurare, affinché io acquisisca il segnale elettrico, lo metto lì dentro e diamo la temperatura. Nello specifico, questa diciamo, equazione che ci dà questo, lo trovate qui. Chiaramente questo spesso vi viene dato direttamente dal fornitore dello strumento insieme alle caratteristiche abbiamo detto prima, portata, dove ho messo,
prendiamo solo, poi lo rifacciamo tutto da zero. Allora, ecco la valutazione. La porto di qua. Questa è l'equazione di relazione che mi mette in relazione il segnale di temperatura con il valore letto di tensione per 0,488, perché questo l'abbiamo detto come mai, vero? Perché Arduino legge un numero qui, ritorna? Quindi lo moltiplico per 480, 0,0488 per riportarlo in volts. Chiaro? E questa è la curva di correlazione, vedete l'equazione di una retta? Eh? E quella vi mette in relazione la curva della retta meno 0,50 fratto 0,01 perché riporta il valore in grado centigrado. Ok? E quindi questa sarebbe... Eh? Ora facciamo il programma. Ritorna? Ora su VALS ci otteniamo il programma. VALS è il valore letto all'ingresso della porta analogica. Quindi dobbiamo impostare la porta e tutto, ora lo facciamo. Allora, questo era giusto per partire, va bene? Si parte da conoscere la curva di correlazione. A questo punto che si fa? Si prende il nostro sensore e si collega rispettando colori, se volete, il rosso solitamente l'alimentazione. Ora voi usate la breadboard, e questo è consigliabile. Io per semplicità spesso faccio così, ma ovviamente l'elettronica soprattutto usa la breadboard perché il semplice fatto è più sicura. Non è che su Arduino si sconfina dentro 25 fili. Se ne mette uno solo, si porta sulla breadboard e fa da, come dalla ciabatta, no? E mi rende il segnale. Va bene? Volete fare così? Facciamo così, forse si rende più. Allora, si mette ovviamente il segnale più all'inizio della breadboard, segnale meno si mette GND, si mette qua in nero alla fila sopra e poi si prende e il sensore. Allora, molte volte anche i sensori vengono attaccati alla breadboard, va bene? Ora non so se io penso che questo me lo permetta. Eccolo qua. Chiaro? Va bene? Si mette dentro piedini la breadboard e poi si collega e si fa ponticelli. Qui ovviamente il circuito è separato, quindi io collego con il rosso i più, con i più. E in meno con in meno. Poi questo lo posso o collegare, mettiamolo in verde, così, e poi sempre su questa linea che ha lo stesso segnale lo porto alla 2, per esempio una porta analogica alla 1 e lo scegliete voi. E l'ho portata alla stessa porta. Va bene? Qui ho sbagliato i colori. Questo è nero, ma questo è rosso. Ok. A questo punto io nella porta 2 ho la lettura della temperatura, va bene? Vado a creare il mio programma. Il mio programma me lo creo. All'inizio dichiaro i valori che voglio leggere e la porta su cui voglio leggere il segnale, che è la 2. Quindi io faccio cancelletto, define, il valore della variabile, mettiamo segnale.
e lo metto a maiuscolo 2. Ok? Poi dichiaro la variabile di lettura che è appunto i vals, il valore di sensore. Poi dichiaro la temperatura. E teoricamente in questa prima fase sono a posto. Dichiaro poi in pmod il segnale, mettiamo segnale T, forse segnale temp, segnale temperatura. Questo qui è una variabile di ingresso. Quindi pmod il segnale temp è una variabile di ingresso. Poi cosa faccio? Vado a leggere e a segnare la variabile vals il valore letto da segnale temp, quindi analog read il segnale temp. Ovviamente qui ci possiamo divertire anche a fare una lettura con un'opportuna, diciamo, un lettore di temperatura digitale, va bene? In questa fase lavoriamo con il monitor seriale e quindi facciamo da lettura a monitor seriale. Sapete il monitor seriale a cosa serve? Lo sapete, vero? Per debuggare e soprattutto per avere l'andamento delle variabili. Arduino vi dà la possibilità di leggere in questo tipo di uscita il valore appunto di alcune variabili. Questo vi permette di controllare che tutto sta funzionando per il meglio. Vi permette anche il controllo della, per esempio, se un if viene letto. Se dentro l'if ci mettete un testo da stampare, se non ve lo stampa vuol dire non entra dentro l'if, no? Se invece vi c'entra, fa la stampa, però non funziona, vuol dire l'errore nel comando dentro l'if, non è nella correttezza dell'if stesso, no? Mi torna? Perché poi Arduino è la prima volta, lo vedete, un po' lo conoscete. Mai visto? Buono, voi lo vedrete tanto, speriamo. Forse no, perché viene ritenuta agli informatici quasi di serie B questa programmazione. Perché non so come mai, è un linguaggio più macchina e non un linguaggio puro come magari Java, questa roba qui, però insomma, a livello bordo macchina è molto utilizzato. Allora, a questo punto andiamo nel loop, ci siamo già andati, per dire la verità. Abbiamo letto. A questo punto, cosa facciamo? Attiviamo il serial, facciamo serial.begin e gli diamo la frequenza di lettura 9600. Ho scritto male, non guardate. Facciamo solo una prova perché io serio vado sempre a scriverlo. Infatti. Voglio sempre maiuscola, anche perché chi apprezza questo programma è veramente. Quando la maiuscola si mette in fondo, quando si mette all'inizio, non c'è il punto, non c'è una logica. Ok, va bene, sì. Vabbè, c'è un errore in fondo, ma questo è ovvio perché ho fatto una cosa. Allora, a questo punto prendo il serial e comincio a leggere. Ecco, ho fatto un errore. Copio e comincio a leggere se Vals ha letto bene. Se voglio controllare, Vals abbia letto bene. Come faccio qui? Serial print. Fa un campo testo se non capisco il che leggo. Campo testo lo fa con le cerriglie. Metto valore segnale valore. Quindi, serial print, valore
proveniente sensore, vi potete abbreviare, io sono molto bravo, tanto qui lui lo scrive come campo testo, poi ci mettete un uguale, chiudete, lasciate uno spazio, qui è libero, a me non mi viene, la scrittura è accanto al valore, la scrittura e va a capo, per andare a capo fate serial print con l'LN, perché se non mettete l'LN ve le scrivete di fila. Invece fa serial print, valore, capo. Serial print, valore, a capo. Si può scrivere sera internet un valore, cioè una stringa valore proveniente sensore e nella stessa il valore del sensore. Sì, si fa così infatti. Te facendo sì lui che cosa fa? Scrive valore proveniente sensore, uguale, questo è il campo testo. Ora ti metti il valore accanto. E poi va a capo, va bene? Così ora ti fai, così e va a capo, no? E quindi ci mette il vals, per esempio. Ok? Quindi ti scriverà il testo, valore proveniente sensore uguale e il numero accanto. Chiaro? Ritorna? Così vedete se si legge bene, se avete fatto bene. Fatto questo, andiamo a vedere se si fa bene la correlazione. Prendete questo, lo copiate e lo mettete sotto il sensore, sotto la conversione di temperatura. E vedete se avete convertito bene. Serial print, temperatura, uguale, la variabile tempo. Va bene? Ora leviamo tutto perché in questa fase a noi ci interessa solo di leggere correttamente il valore. Una volta che noi abbiamo in temp il valore di temperatura, ci facciamo che ci fare. Ci costruiamo poi un controllo, per esempio delle luci, questo lo fate voi, io vi do l'input e voi lo create. A quel punto è banale, vero? Partendo da questo lo salvate e ne fate in modifica. Sapete come si fa, no? E modificate, ci fate un controllo in cui ci divertiamo, ci sbizzarriamo un po', va bene? Allora, vediamo se fa. Ok, funziona. Apriamo il monitor seriale. Lui chiaramente ora fa una temperatura letta, ma non sa qual è. Allora, clicchiamo sul sensore e si apre il discorso della temperatura di simulazione, cioè voi variando la temperatura verificate. Allora, se io muovo questo, se qualcosa non va, vedete, mi resta tutto costante, va ricorretto. Va bene? Ok, anche a che serve in serie a poco, se va a vedere che c'è un errore. Allora, un po' ci sia questo che per sbagliare col gallo breadboard. Avevo sbagliato a collegare la breadboard. Ok. L'ho collegata male io, vedi? Questo io pensavo, per fare un lavoro buono, la fa così. L'ho messo nella riga, invece non mi ricordavo nella riga. È collegato così, dovevo legarlo così. Così. Così deve funzionare. Vediamo. Nel design serve uguale, cioè No. devo fare Aspetta, vengo subito attivo, andiamo.
Il define è così, guarda. Quando mi funziona, si prova a fare questo esercizio, va bene? Mi funziona? Facciamo ora questo tipo di esercizio con temperatura minore e uguale a 10 si accende luce blu. Temperatura 10 minore di temperatura minore uguale di 20 si accende gialla, temperatura maggiore 20, si accende. L'avete fatto, ragazzi? Volevo fare il display. Questo è quanto. Qui. L'avete fatto tutti più o meno? O ve lo devo fare io? Te ce l'ha fatta, Sofì? Con il display? Il letter Non te lo fa? Allora, intanto lo fo anch'io, mi porta i pari. Sì, ma non è perché se c'è Metti tre luci. Ho visto mai alimentare le LCB. Si mette l'om. Questo punto si collega col GND.
Ok, volte 8, 19, 8, codice, e define. Rosso, porta, poi, contro blu, led giallo, porta 9, sì, tanto voi l'avete fatto, porta 9, led blu, porta 8. A questo punto fuochi in mod, contro C, contro V. LED rosso, output, copio, contro V. Qui c'è il LED giallo e il LED blu. Ok, a questo punto ho il tempo, in base al tempo follì. Aperta parentesi, tempo minore G10. O tempo uguale a 10, la graffa, chiudo la graffa e qui metti digital bright, LED rosso, no, LED blu. IGH, punto e virgola, copio, contro C, contro V, LED G, LED R, tutti bassi, low, poi copio questo. Do le tre casistiche, CTRL C, CTRL V, cambio la casistica. Se il tempo è minore di 20 e commerciale maggiore di 10, spengo il blu, accendo la gialla, ripeto l'ultimo. Se il tempo è maggiore di 20, accendo la rossa e spengo le altre. E ora dovrebbe funzionare. Qui simulazione. Se accendo la rossa, perché la temperatura è 25, accende la gialla, accende la blu se è sotto 10, se è nel mezzo, accende la gialla. Va bene, e quindi funziona. Bene. Cioè, con il display poi si dobbiamo ora andare a gestire un display. Prendiamo questo strumento di attura, vediamo se riesco a portarmelo dentro. Strumento di attura, catturo l'immagine. Contro C, buon Tinkerhard, vediamo se me lo prende. Eccolo qua. Allontano, battono un punto contro. Non lo fa fare.
Ctrl T. Ctrl V. Non me lo fa fare, quindi bisogna fare così. Mettiselo. Dovrebbe essere su tutti, vai su tutti, su scuri dovrebbe essere. Allora. Prendete anche un potenziometro. Tutti fa? Allora, VCC, questo l'ho legata in più, GND l'ho legata in meno. Nel frattempo, UTD è meno. L'arancio lo mettete in questo piedino, che è il terzo, quindi qui collegate il terzo piedino, poi il potenziometro lo legate ai GND e alla terra. Quindi rosso. In nero ma quanto resistente lo metto con il geometro? non te lo metto resistenza e Quindi zero. lui è una resistenza, un reostato. Il potenziometro per sé è un reostato, capito? Regola la tensione in uscita. Quando tu tiri la rotellina tu fai cambiare la resistenza, perché è una resistenza variabile. Se tu lo giri aumenta la resistenza o diminuisce, capito? Poi il potenziometro si è collegato. C'è da collegare questo accanto, questa è posizionata, va bene, quella accanto c'è da collegarla a porta 12 e porta 11, quindi questa è la porta 12. Vediamo le luci che più servono. Allora, RS a porta 12, sì. Ho fatto un porcaio di fuoco. E quella accanto porta 11. Poi il terzultimo a risalire a partire dalla porta 2. Quindi questo a risalire porta 2, tiriamo questi più in alto con Dassinoia, su, 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 poi, su, su, su. Su, su, su. In tutto i legamenti sono 5, 9. Cioè a scalare dal terzultimo dalla porta 2 in avanti, va bene?
E ci siamo. Questi due l'ho collegati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, manca 1. Allora, RSRV. Dimmi. Aspetta che ho fatto una alzata. No, sbagliavo questo di qua. Questo va di qua. E questo va di ND. Il problema, vediamo se ho visto bene. C'è le lettere, questo l'11, questo 12 e questo GND. Vediamo. Questo GND, questo 11, dovrebbe Cos'è collegato all'abilitazione? andare L'abilitazione. bene. Quale? L'abilitazione che intendi? Lei. La E. Questa sarebbe legata alla porta 11. Ora, questo si definisce. Qui chiama la libreria. Non so se Tinkercad richiama la libreria e qui dai pin collegati all'LCD, vedete? Questa sarebbe la variabile di ingresso della subroutine o della libreria Liquid Crystal, che come io gli do queste porte, lui automaticamente abbina queste porte alle istruzioni e lui ha all'uscita e accende i pin in base opportuna, capito? Ora non so se questa funzione Tinkercad me la prende. Proviamo. Si va messo in setup, prima il setup qui. Vediamo se mi dà errore. Mi dà errore. Ovviamente. Fammi vedere se c'è per Tinkercad. E ovvio mi dà errore perché la libreria non ci ho messo include. Allora, include Liquid Crystal. Così dici? È Non so come si chiama in libreria, però la questo. Richiamo. Puoi vedere? Può vedere? Ce l'ho il nome della libreria, il nome della libreria qua. Un e pose. Così. Così, include le vedi crystal. Vediamo. Non riconosce. Non è facile aprire le vedi. Fa vedere se lo fa, ma non sono così convinto. Tiriamo. Dimmela. Mando via, vai, accendermi, se è acceso vado a fare l'ultima cosa e poi è 2, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e 5, eccola là, 2, 2.
4 e 5. Ok. Bene. Poi RV 10, 11 e 12. RV 10, 11 e 12. Ci siamo quasi, eh. C'è ancora un piccolo ottocircuito da trovare, ma vediamo se siamo. Eh? Va bene. Voi potete andare. Non vi preoccupate. Noi siamo malati, vedi? Ci si innamora di lavoro. Se un contorno è vero tecnico, non va via. Però non è. Qui questo legge bene, a parte scrivere di male, ma. C'è ancora anche qualcosa da correggere, però in linea di massima va bene, va corretto un attimo,